facile perché è una delle poche cose che mi vengono bene, le lasagne al pesto. Si fanno le lasagne, si fa la besciamella, si prepara il pesto, si prende della provola affumicata e poi in forno per quanto tempo? e il tempo che siano pronte per essere mangiate, cioè. Devo dire che mi viene molto bene il gattò di patate, lo chiamo alla napoletana, gattò di patate, non gâteau, alla francese. È uno sformato di patate con la mozzarella dentro. Poi io sono vegetariana, quindi negli ultimi anni l'ho corretto e non ci metto più il prosciutto, ma ci metto la scamorza e poi parmigiano, eccetera. Il tutto in forno. Pizza. Pizza. Pizza mi piace, la so fare bene. Giustamente. Cosa ha risposto Marosinotto? Pizza. Confermo anch'io, però allora per differenziarmi ti dico anche la farinata, che è esatto, una specie di focaccia fatta con la farina di ceci, Sì. ma anche il pollo arrosto, che mi sto divertendo a fare adesso in varie maniere, e anche il risotto, via. Spaghetti al burro. Il risotto, con i funghi, con la salsiccia, con i formaggi, con la zucca, con mille cose. Diciamo, quello che i miei amici mi chiedono regolarmente è il filetto alla Wellington. Ha bisogno di un filetto di carne, ovviamente, che devi rivestire di uno strato di crema di porcini e senape, la rivesti ulteriormente di pancetta e l'avvolgi nella pasta sfoglia. Oppure, come faccio io, perché a me piace molto fare il pane, in una sorta di pane però steso sottilissimo, e poi dopo cuocio tutto in forno. I piatti messicani, in particolare le enchiladas. Sì, io sono stato diverse volte negli Stati Uniti al confine col Messico e avevo imparato lì alcune ricette, per cui un piatto che mi viene bene è la cena messicana, chiamiamola in generale così. Beh. Allora, non sono bravissima a cucinare, anche se mi impegno abbastanza, ma siccome mi piacciono i primi piatti, sono brava a fare la pasta al pesto. Il brodo di carne che sto cucinando in questo momento mentre ti parlo è proprio Ah, la pentola c'è che la vedi pentola che sul si avvia. fuoco Sì, che sì, buono. sì. Molto bene, molto bene. Cioè, il polpo con i pomodorini al forno e a volte anche con le patate. Allora, io so fare un dolce complicatissimo che si chiama Pavlova, che è un dolce Sì. australiano fatto in onore in realtà di una ballerina che è australiana, non era come si capisce dal nome, che è una specie di meringona morbida con mezzo chilo di panna fresca sopra. Quindi, bellissimo. Quella mi viene bene. Interessante, Andrea, dovete cucinare. Oh, mi viene bene la ratatouille. Sì, la ratatouille verdure, mi viene bene. Anche perché fanno tutte le verdure. la carbonara, diciamo, la cavo, con la carbonara me la cavo. Allora, vogliamo questa ricetta al volo, però, Ah, la devo dire, è la carbonara classica, cipolla rosolare, il guanciale, vino bianco e da una parte si sbattono le uova sulle rosso e si scola la pasta, ma non tanto, si butta nel soffitto di guanciale e poi ci si mette l'uovo, dipende da chi c'è a pranzo, perché c'è chi lo vuole cotto proprio, oppure chi lo vuole un po' più liquido, io preferisco un po' più liquido, ma chiedo prima. Grazie.